Ciao ragazzi, continuiamo questa carrellata sulla prova scritta del 2018. Continuiamo con il quesito 4. Il testo dice, considerata la funzione f di x uguale a questa robaccia qua, determinare se esistono i valori del limite per x che tende a più infinito e a meno infinito della funzione, giustificando adeguatamente le risposte fornite. Partiamo con risolvere il limite di questa funzione per x che tende a più infinito. La primissima cosa da fare quando abbiamo un limite, sapete che è andare a sostituire. Al posto di x andiamo a mettere più infinito. Otteniamo quindi questa robaccia qua. Non vi spaventate, andiamo a ragionare attentamente sui singoli termini. Allora, 3 per più infinito, ovviamente un numero per infinito fa sempre più infinito. Il seno di più infinito, se vi ricordate il disegno del seno, sapete che non esiste. Però sappiamo che il seno, così come anche il coseno, sono due funzioni goniometriche che sono comprese tra meno 1 e 1. Infatti non possono superare questi valori. Quindi questa quantità all'esponente al massimo varrà 1 o al peggio varrà meno 1. In entrambi i casi io avrò e alla 1 oppure e alla meno 1, che comunque se lo fate con la calcolatrice è un numero. Quindi infinito meno un numero chiaramente fa sempre infinito. Quindi questa quantità per noi è come se non esistesse. Al numeratore otteniamo più infinito. Al denominatore 5 lo ricopio. E alla meno infinito, se vi ricordate il grafico dell'esponenziale, quanto fa? L'esponenziale, se vi ricordate, è un grafico che sta sempre nel primo e secondo quadrante. Ha questa figura qui, quindi per x che tende a meno infinito vuol dire per x che tende a sinistra. Più guardo a sinistra, più vedo che la funzione si avvicina all'asse x, ovvero y è uguale a 0. Quindi ho 5 più 0. Coseno di più infinito non esiste, ma come prima sappiamo che è compreso tra meno 1 e 1. Questo vuol dire che 5 più 0 meno 1 otterrò 4, oppure 5 più 0 meno meno 1 otterrò 6. Scriviamo k. Perché k? Perché non mi interessa se è 5 o se è 6. È un numero positivo, infinito fratto un numero positivo fa sempre più infinito. Quindi, analizzando semplicemente i grafici della funzione seno, coseno e dell'esponenziale, abbiamo trovato che il limite di x che tende a più infinito di questa funzione fa più infinito. Ora andiamo a vedere il limite di x che tende a meno infinito. Come sempre andiamo a sostituire, al posto di x mettiamo meno infinito. Ragionando allo stesso identico modo io ho 3 per meno infinito che fa meno infinito, perché un numero per meno infinito fa sempre meno infinito. Qui abbiamo detto che il seno può valere al massimo 1 oppure meno 1, quindi e alla qualcosa meno infinito fa sempre meno infinito, quindi al numeratore rimane meno infinito. Al denominatore questa volta e alla più infinito, se guardiamo il grafico di prima, basta che vado più a destra possibile, per x che tende a più infinito la funzione cosa fa? Sale, cioè va a più infinito. Al denominatore abbiamo 5 più infinito, più infinito più un numero ovviamente vince sempre più infinito, meno il coseno di infinito che proprio per il ragionamento di prima oscilla tra meno 1 e 1, quindi più infinito meno 1 vince sempre più infinito, allo stesso modo più infinito più 1 vince sempre più infinito. Al denominatore abbiamo più infinito. Questa è una forma indeterminata, infinito fratto infinito, e possiamo risolverla in due modi. Il primo modo, che forse è anche quello che viene più in mente a tutti, è il teorema di dell'Hopital. Lo abbiamo visto nella playlist limiti. Il teorema di dell'Hopital si può applicare quando ho la forma indeterminata 0 su 0 oppure infinito fratto infinito. Il teorema mi dice che questo limite equivale al limite che si ottiene facendo la derivata del numeratore e la derivata del denominatore. Noi sfruttiamo quindi questa cosa per andare a risolvere la nostra forma indeterminata. La mia f è tutta questa cosa che ho al numeratore. Devo fare la derivata prima. La derivata di 3x è 3. La derivata di e alla qualcosa è sempre e alla qualcosa per la derivata del seno, ovvero coseno. Se non vi ricordate, vi invito come sempre a guardare la playlist derivate. Poi dobbiamo fare la derivata di g. Da noi g è tutto questo che ho al denominatore. La derivata di un numero fa sempre 0. La derivata di e alla per la derivata dell'esponente, la derivata di meno x è meno 1. Quindi viene meno e alla meno x. La derivata del coseno è meno seno. Con il meno che c'è davanti
più. Ora che abbiamo quindi calcolato la derivata prima sopra e la derivata prima sotto, andiamo a fare il limite, ovvero vado a sostituire di nuovo infinito al posto di x. Allora, ragioniamo insieme. Abbiamo detto che il seno di meno infinito non esiste, ma sappiamo che è compreso tra un intervallo di meno 1 e 1. Quindi qui ho e alla 1 oppure e alla meno 1, che è un numero. Allo stesso modo il coseno è compreso tra meno 1 e 1, per me tutto questo qui è un numero, per cui sopra ho 3 meno un numero, facciamo 3 meno k per indicare un numero generico. Allo stesso modo al denominatore il seno di meno infinito è sempre compreso tra meno 1 e 1, mentre e alla meno infinito, che in realtà ho sbagliato quindi lo correggiamo al volo, ecco, quando vi dico sempre fate attenzione ai segni, ovviamente predico bene, razzolo male, anche io devo fare attenzione ai segni. Qua c'era meno x, quindi meno per meno infinito fa più infinito. Quindi, ricapitolando, e alla più infinito, ritornando al grafico dell'esponenziale che è questo che avevate qua sopra, guardo più a destra possibile, io so che il grafico sale e quindi so che tende a più infinito. Con il meno che c'è davanti fa meno infinito, più un numero ovviamente vince meno infinito. Al numeratore avevo un numero fratto infinito fa sempre 0. Quindi il limite di x che tende a meno infinito di questa funzione vale 0 e siamo riusciti a risolvere questa forma indeterminata utilizzando il teorema di dell'Hôpital. E questo era un modo. Il secondo modo è quello di andare a considerare gli infiniti di ordine superiore, ovvero andare a vedere quale tra le funzioni che ho vanno a infinito più velocemente. Questo vuol dire essere bravi anche nella conoscenza di tutti i grafici. Per esempio, supponiamo che non mi veniva in mente di applicare dell'Hôpital e quindi di non fare questi passaggi. Avevo questa forma indeterminata e dovevo risolvere questo limite. Al numeratore chi è che va più velocemente all'infinito? Allora, abbiamo visto che e alla seno di x il seno è compreso tra meno 1 e 1, quindi viene un numero, per cui tra e alla e 3x va più veloce all'infinito 3x. Questo vuol dire che il mio limite lo posso scrivere senza lui. Al denominatore 5 è chiaramente un numero, coseno è una funzione il cui grafico oscilla tra meno 1 e 1, quindi all'infinito non va, per cui tra questi tre termini chi va più veloce all'infinito è e alla meno x. Pertanto risolvere questo limite equivale a risolvere questo limite. Andando a sostituire viene sempre infinito sopra e anche infinito sotto, perché e alla più infinito fa infinito. Ma poiché l'esponenziale, se guardate il grafico, va più veloce di una retta, perché 3x la possiamo pensare come una retta, possiamo pensare questo limite come 3 fratto infinito e quindi ritorniamo al risultato 0. Mi rendo conto che questo secondo metodo è un po' più ostico, proprio perché richiede di avere la conoscenza di tutti i grafici e di capire quali tra le singole funzioni vanno più velocemente all'infinito. Fatemi sapere nei commenti quale tra i due metodi preferite, così ci confrontiamo anche tra tutti noi. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.